Stavamo proprio a Sant'Agata e allora andiamo a vedere cos'è accaduto. Prima però vi ricordo e vi rammento con l'aiuto della regia, con l'aiuto di Sara, le prime posizioni della classifica. In testa c'è il Real Misano, noi abbiamo come ospite il dirigente Andrea Signorini. A te Sara. Andiamo a vedere le prime posizioni, troviamo il Real Misano in testa con 52 punti, poi Cattolica e Bagnacavallo 46, Sampierana 43, Fontanelle 42. Bene, un po' di ritardo per quel che riguarda la grafica, non ha importanza, torneremo dopo con la grafica quando Andrea intervisterà Andrea Signorini, suo omonimo. Per adesso eccole qua, la grafica comunque, Real Misano 52, Cattolica Bagnacavallo 46, Sampierana 43, poi ci ricorderà Signorini come ritenga che sia la Sampierana forse la più pericolosa e i motivi per i quali ritiene che la Sampierana possa diventare pericolosa ai fini della lotta per la prima posizione. Sant'Agatese Real Misano, andiamo con l'aiuto della regia a vedere come sono andate le cose. Il campo di Sant'Agata ha mietuto molte vittime in questo campionato. Sant'Agatese è sicuramente una delle squadre più in forma di questo girone, mentre il Real Misano prova subito un'incursione al sesto minuto. Marino mette al centro, poi c'è la respinta da parte del numero 2 Polli e la conclusione tentata da Mentil, palla che scavalca ampiamente la traversa. Andiamo al 21° minuto, ancora scatenato Marino, prova questa volta la conclusione centrale, para il portiere. Siamo al 33° minuto, c'è un calcio d'angolo per la Sant'Agatese, questo cross sul secondo palo esce in qualche modo Portigliatti ed evita il colpo di testa vincente dei padroni di casa. È comunque il Sant'Arcangelo a chiudere in attacco, siamo al 36°, c'è questo cross dalla destra, il colpo di testa centrale bloccato dal portiere. Andiamo nel secondo tempo, il calcio di punizione affidato al numero 9 Torres può provare la conclusione direttamente in porta, si supera in qualche maniera l'usa per smanacciare il pallone sopra la traversa. 18° minuto, ancora la Sant'Agatese, c'è questa conclusione tentata da Baldassarre, comunque il punteggio è sempre di 0-0 tra queste due formazioni. 24° minuto, questa volta è Consolini, davvero tante situazioni di tiro dalla distanza, signorini, in questa partita. Una soluzione che comunque non ha sortito molti effetti, anche perché questa volta è Torres che va a tirare non centrando lo specchio della porta. Eravamo al 34° minuto, qui andiamo al 42°, il cross di Baldassarre respinto, ancora l'ennesimo tiro tentato da Mariani, davvero il leitmotiv di questa partita spiegato per l'ennesima volta. Qui c'è forse un fallo ai danni di Marino, ma si continua a giocare, c'è De Giacomi, la conclusione tentata dal numero 8, si tratta di Marcos De Giacomi, blocca il portiere. Questa è l'ultima occasione degna di nota di questa partita che termina col punteggio di 0-0, probabilmente anche giusto per quello che si è visto in campo, signorino. Sì, sicuramente il pareggio è risultato giusto, poteva finire tranquillamente anche 1-1, come abbiamo visto dalle immagini, se si riusciva a realizzare un gol. Diciamo che la partita è stata molto bella, molto animata, l'arbitro ha lasciato giocare molto, gli voglio fare fra l'altro i miei complimenti perché non ha mai cambiato direzione, ha sempre arbitrato alla stessa maniera dall'inizio alla fine, non è facile in questa categoria trovare arbitri con questa personalità, va fatto i complimenti anche a Sant'Agatese perché ci ha messo in difficoltà, io ritengo che questo per noi sia un pareggio importante, poi al di là che da Cattolica sono arrivate notizie ancora più positive, però noi sinceramente aver fatto questo punto in un campo difficile come quello di Sant'Agata è sicuramente un segno di continuità di quello che stiamo facendo da diversi mesi. Ecco, abbiamo visto la classifica nelle prime posizioni, dicevamo Andrea Signorini del perché lei ritiene che la Sampierana possa essere il cliente più difficile da affrontare nella lotta per la promozione, una Sampierana che ha 43 punti, come mai? Beh, diciamo, secondo me il Cattolica è la squadra più completa, sicuramente più forte Partita, del tra l'altro, campionato.
con obiettivi di promozione. Diciamo, con gli obiettivi di vincere e anche sicuramente ha una squadra con giocatori di categoria superiore. La Sampierana bisogna darci e stare attenti perché la Sampierana deve recuperare due partite, mentre il Cattolica ne deve recuperare solamente uno, quindi il potenziale distacco del Cattolica da noi è di soli 3 punti, mentre la Sampierana dovendone recuperare 2, anche lei può arrivare a 49. Certo. E poi noi domenica prossima abbiamo lo scontro diretto Misano-Sampierana e sicuramente io penso che... lì si potrebbe decidere forse. Sì, sicuramente è una partita fondamentale anche perché per noi, insomma... anche l'andata a Sampierana ci ha fatto soffrire le pene dell'inferno, quindi ci aspettiamo domenica una partita molto difficile. Bene Andrea, vogliamo ripetere per un attimo quello che abbiamo detto all'inizio di trasmissione, eventualmente per chi si fosse messo in sintonia con noi in ritardo. Real Misano che quest'anno fa dei tanti giovani, dei tanti giocatori sudamericani la propria forza, Real Misano che ha dimostrato di saperci vedere lontano, tant'è che 2 giocatori paraguayani, se non ricordo male, 2 fratelli, uno del 1988, l'altro del 1991, sono stati acquistati dal Cesena di recente. Sì, direi che questa è la politica che sta contraddistinguendo il Real Misano e tantissimi anche quest'oggi i giocatori schierati nell'undici titolare di queste nazionalità argentine, paraguayane e così via. Ti faccio una domanda su un singolo giocatore, anche se non è mai facile, ma nelle ultime settimane, ricordiamolo, eravate precipitati a -7 con una partita da recuperare su Cattolica, ora siete avanti di 6 punti, quindi avete fatto qualcosa quasi di miracoloso in questo 2010, aiutati da un certo Torres che prima magari agiva più arretrato con la presenza dei 2 fratelli Mettacolli, adesso è tornato nel suo ruolo di mezza punta, di attaccante di ruolo e sta esprimendo tutto il suo resto, potenziale. Il cognome la dice tutta, sì. Esatto, forse imparentato anche. No, non è imparentato perché Torres è di origine diciamo argentina, invece l'altro Torres è spagnolo. Diciamo che Bernardo Torres è in questo momento è il giocatore più importante, ritengo, in termini di qualità che abbiamo noi, che con la partenza dei 2 fratelli Mezzacolli sicuramente ha avuto vantaggio, che è stato appunto quello di giocare forse in quello che è il suo vero ruolo, che è quello di stare a ridosso della punta di Marino, di Roselli e di Santiago o Andrucci, a seconda di quelli i ragazzi che giocano in avanti. E mentre quando c'era Derlich, Mezzacolli era costretto più a fare il centrocampista centrale, eravamo una squadra anche molto offensiva perché giocavamo praticamente con un unico centrocampista di ruolo, però sinceramente era veramente molto bello vedere giocare questa squadra. Facevamo delle giocate incredibili, un possesso palla veramente importante che io, diciamo, in tanti anni che sono dirigente del Misano non avevo mai visto fare né dal Misano ma nemmeno dalle squadre avversarie. Diciamo che adesso negli ultimi tempi siamo un po' meno belli da vedere, siamo tornati più forse una squadra normale. Anche allora forse più cinici, visto che avete vinto. Sicuramente, no? Diciamo che la squadra ha imparato a essere più determinata, a vivere più anche magari a cercare di sfruttare gli episodi, mentre nel girone d'andata creavamo tantissime occasioni e alla fine eravamo sì belli da vedere, ma magari realizzavamo poco. In bocca al lupo, naturalmente. Grazie, crepi. E adesso chiudiamo con la terza, ancora con un giro di terza categoria, andiamo a vedere il girone B.